Benvenuto al primo consiglio comunale di San Lulli e grazie per essere qui, a nome di tutto il consiglio. Prima di iniziare con una serie di punti anche di adempimenti amministrativi, sono orgoglioso di poter presiedere questa assemblea, di aver ricevuto la fiducia dei cittadini che ci hanno accordato questo mandato impegnativo, di grande orgoglio. Il primo ringraziamento che vorrei fare è ai propri cittadini che sono stati partecipi a questa competizione elettorale, che hanno valutato i programmi, che hanno preso alcune decisioni e che hanno comunque partecipato in un modo o nell'altro a queste elezioni, rendendo sì è possibile che la democrazia venisse attuata anche stavolta a San Lulli. Grazie di cuore da parte di tutti. Ringraziamo poi anche tutti i candidati, tutti coloro che sono stati eletti o comunque tutti coloro che hanno partecipato, perché il loro impegno è stato importante per tutta la comunità e hanno reso possibile il fatto che le persone si siano espresse, hanno portato contributi di idee, hanno portato iniziative e hanno fatto la loro parte. Quindi un ringraziamento davvero a tutti coloro che ci hanno messo la faccia, che sono candidati, supporter, tutti coloro che si sono impegnati per arrivare fino ad oggi, indistintamente dalle liste che si sono contrapposte. L'augurio adesso, a parte il ringraziamento, va sicuramente a tutti quanti gli eletti al Consiglio Comunale, che è il Consiglio Comunale appunto di tutti i sanluresi. L'augurio è quello che possiamo assieme mandare avanti questo mandato che ci hanno affidato, che ci hanno accordato, e che lo possiamo fare nella maniera più serena possibile, in collaborazione direi. Per noi le elezioni sono finite, sono una parità chiusa, e l'obiettivo è quello assolutamente di collaborare. Speriamo che, anche se ognuno ha i propri ruoli, tutti possiamo accogliere le proposte dei consiglieri, sia maggioranza o opposizione, che l'opposizione possa accogliere in maniera collaborativa le nostre proposte e che non ci siano degli steccati, dei muri tra noi che abbiamo vinto le elezioni e voi. Io direi che questo è un Consiglio Comunale che deve lavorare assieme, che deve collaborare e che deve assolutamente trovare soluzioni per rendere San Lulli ancora migliore, per rendere ancora più vivibile, nel solo interesse non della politica che fine a se stessa, ma nell'interesse dei cittadini. Quindi grazie a tutti e soprattutto auguri a tutti voi e anche a me, perché possiamo lavorare bene e serenamente. Andiamo avanti adesso con il primo punto dell'ordine del giorno, non so se si senta bene, sente? Che è l'esame delle condizioni di elegibilità e compatibilità del sindaco eletto e dei consiglieri comunali. In sostanza siamo chiamati a convalidare l'elezione di tutti i consiglieri che andranno ad elencare. Alberto Urbi, Antonella Piloni, Massimiliano Poda, Paolo Usai, Donatella Steli, Carlo Murro, Alessandro Lai, Monica Ezzi, Davide Contis, Alberto Cellino, Franco Nurla, Roberta Casta, Giuseppe Tatti, Roberta Maggioni, Franco Congiu, Massimiliano Padelli e Luigi Piloni. Tutti i consiglieri sono invitati a indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi previsti dalla legge. Se ce ne dovessero essere, pregherei di menzionarli ora. Mi pare non ce ne siano. Allora proponiamo di convalidare l'elezione diretta del sindaco e dei consiglieri appena espressi. Auguri ancora. Dobbiamo votare la convalida, mi dice il segretario, quindi chi è d'accordo alla convalida dei consiglieri che ho appena elencato, può alzare la mano. È votato all'unanimità. Da sopra.
Possiamo passare al secondo punto dell'ordine del giorno, giuramento del sindaco. Le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti quanti i cittadini. Se siamo d'accordo proponiamo un'inversione dell'ordine del giorno e andremo subito a comunicare la composizione della giunta municipale. Va bene per tutti? Abbiamo il piacere di comunicarvi la composizione della giunta comunale che abbiamo nominato qualche giorno fa. La giunta è composta di 5 componenti, uno è il sindaco e sono 4 assessori. Massimiliano Pota, che ricopre anche la carica di vice sindaco, assessore ai lavori pubblici, attività produttive, servizi decentrati e patrimonio. Antonella Pilloni, con la carica alla cultura e al personale. Paolo Zai, con delega all'ambiente, agricoltura, all'urbano e viabilità. E Donatella Steli, con la delega alle politiche sociali e politiche giovanili. Colgo l'occasione anche per comunicare a tutti il nostro capogruppo. Abbiamo scelto a rappresentarci, a fare un po' da cerniera anche politica tra giunta, maggioranza, consiglio, Sandro Lai, grazie. Abbiamo fatto anche un'altra scelta, la scelta è stata quella di coinvolgere un po' tutti. Coinvolgono un po' tutti perché la nuova normativa, come voi sapete, ha eliminato un certo numero di assessori e anche la figura del Presidente del Consiglio Comunale. Questo ruolo un po' di moderatore non è da 10 anni che non aspettava il Sindaco come per presentare i punti dell'ordine del giorno, non aspettava il Presidente del Consiglio Comunale. Norma hanno voluto che questa figura non ci sia più, speriamo poi, quando vi vedete tra capigruppo, di trovare una soluzione per far sì che l'assemblea venga moderata non dal sindaco ma da qualcuno magari a turno, anche se appunto potrei farlo io, ma sinceramente non è tutto corretto, ne abbiamo già parlato con qualcuno. La scelta che abbiamo fatto è importante, l'abbiamo anche annunciata nei giornali e la vogliamo ribadire, è quella di dare degli incarichi e delle deleghe a tutti i consiglieri, di modo tale che tutti gli eletti della maggioranza siano occupati in maniera concreta su alcune deleghe e si possano occupare di alcune materie. Che non svolgono solo il ruolo di consigliere, che comunque è importantissimo, ci mancherebbe, ma che abbiano all'interno del ruolo di consigliere comunale anche una delega concreta e tangibile su alcune materie. Io come sindaco tengo la delega al bilancio e all'urbanistica, ma abbiamo delegato allo sport e all'istruzione Carlo Murru, per cui fare una pausa anche per al turismo e a rappresentarci, anche se non a Rubbia, con anche un aspetto delle politiche giovanili, Monica Rizzi. Alberto Cellino alle politiche industriali.
Davide Contis si occuperà di salute pubblica e rapporti con l'ASL. Franco Nurra si occuperà di manutenzioni. Roberta Casta si occuperà di spettacolo. Questa è la composizione che abbiamo voluto dare alla nostra organizzazione, quindi un'aggiunta, ma nessuna differenza poi in sostanza, al di là della forma che prenderà l'incarico al consigliere, nessuna differenza poi realmente fattiva sul quanto ogni consigliere comunale si vorrà occupare di una materia specifica. Dalla volontà di tutti, che hanno tutti quanti espresso, la voglia di impegnarsi è tanta, e quindi vi chiediamo assolutamente di darci consigli, di darci critiche costruttive o meno, ma di starci vicini. Oggi abbiamo presentato un po' tutti in modo tale che possiate sapere chi si occupa di alcune materie e chi ci metterà l'impegno totale e il suo tempo. Quindi vi ringrazio davvero tutti, Giunta, Consiglio Comunale e Consiglio Delegato. Sempre stante l'inversione dell'ordine del giorno, possiamo passare alla presentazione delle linee programmatiche. È il programma in sostanza che abbiamo discusso, che abbiamo preparato, che abbiamo confezionato durante la campagna elettorale e anche prima di definire alcune questioni della lista. Il nostro programma elettorale penso che l'abbiamo fatto conoscere a tutti, lo abbiamo, come dire, descritto. Siamo chiamati oggi a sintetizzarlo, a offrirlo come spunto per le linee programmatiche dell'amministrazione che verrà in questi 5 anni. Vorrei anche ribadire che è un programma che noi abbiamo definito e che reputiamo tutti assieme un patto con i cittadini di San Luri. Quindi il nostro impegno sarà quello di realizzare il programma, accogliendo anche magari alcuni spunti e magari di programmi che non erano i nostri ma erano di qualche altra lista, che potranno anche, come dire, essere utili assolutamente a riempire di contenuti anche il nostro programma. Quindi vorrei sottolineare anche una certa apertura da questo punto di vista nel senso della collaborazione. Partirei dal nome della nostra lista, del nostro gruppo capeggiato appunto da Sandro Lai, Progetto San Luri. Diciamo che il nome è già una caratterizzazione del cuore del nostro programma. Ci siamo sforzati di avere un progetto che possa avere un'idea di amministrazione, un progetto che abbia al centro San Luri e che si ponga assolutamente l'obiettivo di continuare a migliorare San Luri e di rendere la nostra dimensione più vivibile. Quindi perché progetto? Perché come ogni progetto c'è un inizio, c'è un contenuto, c'è una fase conclusiva e ci sono dei principi ispiratori che questo progetto deve avere per chiamarsi tale. Il primo di questi è la continuità. Quindi continuiamo le buone pratiche e l'amministrazione, come dire, che ci ha preceduto, di cui ho fatto parte, di cui sono orgoglioso di aver fatto parte. Perché la continuità? Perché continuità significa aperture di una serie di opere pubbliche che erano già previste, significa completamenti, significa spendita di finanziamenti che abbiamo richiesto anche nella precedente legislatura. Quindi un programma che va in continuità ma che ha una forte caratterizzazione di rinnovamento, proprio come un patto con i cittadini, un impegno tra il presente e il futuro. Se la continuità è testimoniata da alcuni componenti della nostra maggioranza e dal fatto che andremo a completare alcune opere già in fase di esecuzione, il rinnovamento è fortemente testimoniato dalla composizione della lista. È una lista rinnovata al 70% ed è normale che tutti coloro che rappresentano questo rinnovamento abbiano portato nuova linfa, nuove idee che sono qui in questo programma per continuare a migliorare San Luri. L'obiettivo è quindi sicuramente quello di rafforzare l'identità di San Luri, di rafforzare la sua posizione centrale in questo territorio e di far sì che sia un luogo dove si può vivere sempre meglio, un luogo dove i servizi funzionano e dove ciò che si è annunciato viene poi realizzato. Come si rafforza l'identità? Si rafforza con un'istruzione che funziona. E quindi andremo ad aprire l'asilo nido, il nuovo nido, andremo ad aprire la scuola materna, facendo sì che i bambini frequentino sempre scuole più moderne e efficienti.
Coinvolgeremo le scuole, ci siamo posti proprio nel programma l'organizzazione delle buone giornate, che a volte prevedono una forte organizzazione e un forte, come dire, collegamento tra comune e scuola. Abbiamo previsto di promuovere una carta studenti, che è quella che darà un accesso facilitato ai servizi pubblici per gli studenti. E abbiamo previsto che il polo culturale non serve soltanto da spazio per le associazioni o da teatro, ma serve anche come luogo di cultura ma di istruzione, e quindi prevediamo la creazione di alcuni laboratori della creatività di polo culturale, d'accordo appunto in compartecipazione con le scuole. L'identità di un luogo e una comunità si vive meglio se funzionano bene i servizi sociali, se con tutte le limitazioni delle risorse che ci sono e della normativa che i comuni subiscono cerchiamo di non lasciare dietro nessuno. E allora apriremo la casa per gli anziani, che è in fase di completamento, sosterremo sempre l'associazione di volontariato, così come abbiamo fatto, e andremo a sostenere anche alcuni costi, alcuni impegni, come ad esempio le stanze domiciliari, e andremo ad assistere con, lo possiamo già vedere nei bilanci, quelli che ci sono e quelli che faremo, le fasce più deboli. Abbiamo pensato anche a cambiare un po' rotta nei confronti della disoccupazione, quindi cercheremo di coinvolgere le imprese di San Luri, che sono il centro, il fulcro dell'economia cittadina, per accogliere magari disoccupati con dei tirocini. E vogliamo anche fare uno scatto, sempre dal punto di vista sociale, ma io lo chiamerei culturale, istituendo il registro degli unioni civili e dei donatori di organi. Identità e comunità migliorano e cammino se si rafforza la cultura, quindi il polo culturale come un luogo, come già detto, dove è frequentato da tutti, dai bambini, dagli adolescenti, da coloro che vanno al nido, alla materna, da coloro che fanno sport e da coloro che vanno a teatro o fanno parte di un'istituzione culturale. Una biblioteca come un luogo di cultura e di studio, dove speriamo di riuscire a organizzare presentazioni di libri, o un teatro dove speriamo di riuscire a organizzare rassegne di cinema d'autore. Andremo ad aprire il museo giudicare, che sarà proprio in questa sede, il Consiglio Comunale si sposterà in altro luogo e qui c'è il museo giudicare regionale di Leonardo Alborea. E andremo a collaborare, credo, partecipazione con un tavolo permanente tra l'Associazione Culturale di San Luri e il Comune, al fine soprattutto di continuare a potenziare e promuovere le feste identitarie di Borgo, Sabatale, San Lorenzo, San Martino e tanti altri. Il nostro programma prevede un altro rafforzativo per l'identità e per far sì che questa comunità di San Luis si viva meglio, ed è quello di dotare strumenti tecnologici tutti, di far sì che si partecipi con un click, per rubare il termine, e che la partecipazione alla vita pubblica sia ancora più semplice grazie agli strumenti tecnologici. Quindi mi riferisco, l'ho trovato al nostro programma, potenzialmente del wifi pubblico, mi riferisco a delle applicazioni scaricabili gratuitamente per il telefonino per conoscere gli orari, i servizi, gli orari dei musei, piuttosto che per segnalare buche, per segnalare problemi infrastrutturali direttamente agli uffici competenti. Mi riferisco al mandare in onda finalmente una SMS list dove possiamo avvisare un po' tutti i cittadini su magari alerte meteo o su nuove aperture. E mi riferisco quindi anche ad una promozione dell'informatica per l'età prescolare e per gli anziani. La comunità migliora e San Luis continua a migliorare se l'ambiente è sempre più curato. Quindi vogliamo aprire il parco di Fontana Noa, vogliamo aprire e potenziare l'ecocentro di isola ecologica, vogliamo creare dei punti di riciclo della plastica con degli appositi macchinari. Vogliamo rendere il comune, vogliamo efficientarlo dal punto di vista energetico, non perché sia, come dire, un termine che piace, ma perché è un risparmio. Quindi ci stiamo già muovendo per modificare tutte le lampade di illuminazione pubblica e metterle a LED, quindi migliorando l'impianto di illuminazione pubblica e creando un forte risparmio. Continueremo un'azione già cominciata per bene, che è quella della pulizia dei corsi d'acqua, e rafforzeremo sulla pulizia dell'abitato e dei nuovi mandi stradali, che partiamo credo brevissimo. Si vive meglio nella comunità, questo programma l'ha previsto, se la cultura sportiva è promossa, se c'è una promozione sportiva. Quindi andremo presto ad aprire la palestra con i biglianelli, sosterremo le società sportive e andremo a sostenere anche gli iscritti con la politica dei voucher. E organizzeremo eventi, sempre con la scuola, ma con tutti gli attori che fanno sport a San Luri, fino a pensare di poter organizzare la settimana dello sport, magari una settimana in cui ci sono diversi tornei con diverse discipline,
fare sì che gli impianti sportivi continuino ad essere ben manutenzionati come sono oggi, quelli esistenti e quelli nuovi. Infine, le attività produttive, le imprese, l'agricoltura, potenziare la mobilità rurale, e fortemente vorremmo che rinasca il centro commerciale naturale, che era un fiore all'occhiello di San Luri, che poi è finito nel nulla. Allora vogliamo che i commercianti e le imprese siano partecipi dell'azione del comune e vadano di nuovo a ritrovarsi in un consesso tra loro e in un'associazione che non è altro il centro commerciale naturale. Uno dei primi affidamenti che abbiamo fatto con la giunta e con la nostra maggioranza è quello di promuovere di nuovo la rinascita. Apriremo un'area co-working, termine un po' strano, me l'hanno detto, sono rimasto anche io un po' così, ma non è altro che una zona presso il polo culturale dove sia consentito ad ogni impresa creativa di avere un luogo di start-up, non un luogo però, come dire, compartimenti stagni, ma un open space dove chiunque possa, abbia un'impresa creativa, possa andare col suo computer e trovare uno spazio adeguato, la rete internet gratuita, e possa sedersi in un foro culturale per creare innovazione tecnologica, non solo. E continueremo, potenzieremo la dotazione per le imprese delle infrastrutture, come ad esempio i lotti per il PIP o l'incubatore di imprese. Chiudo dicendo che il nostro programma si pone una serie di obiettivi che dobbiamo realizzare in 5 anni. Sono anche obiettivi sfidanti dal punto di vista, ma la sfida più grande è quella di rendere San Luri ancora più partecipe e di far sì che sia una comunità che vive realmente l'identità sanluresi. Allora, per far sì che tutti possano partecipare, istituiremo anche delle consulte, come la consulta per San Luri Stato. Mi dispiace che questa assemblea, per la prima volta dopo un decennio, non ci sia un rappresentante della borgata. Ma voglio proprio anche rassicurare che una delle prime tele che abbiamo affidato è quella di occuparsi di San Luri Stato, e quindi creeremo subito una consulta permanente di San Luri Stato. Un'altra consulta permanente sarà quella tra comune e associazioni culturali, e l'altra sarà una che parla di sociale e di istruzione, la chiameremo dal bambino all'adolescente, si occuperà quindi dell'aspetto sociale e delle scuole che sono di competenza comunale. Quindi queste sono un po' le nostre linee programmatiche che vi invito a vedere, a riverificare a voi, ma a tutti quanti i consiglieri, per darci un po' di spinta, un po' di grinta anche nel portare avanti, oltre a quella che già abbiamo. E se qualcosa non deve essere bene, se qualcosa può essere migliorabile, modificabile, io vi prego di partecipare anche alla vita politica sanluresa, perché è bellissimo vedere un consiglio comunale così partecipato, è altrettanto triste vedere sempre voti gli altri. Quindi io spero che ci sarete vicini, sia nell'approvare le nostre scelte, ma anche e soprattutto nel criticarle, per darci una mano e per migliorarle. Grazie. Siamo in Sardegna,
forse la regione, anzi senza forse, vogliamo, forse la regione più bella d'Italia sicuramente, però anche quella che ha sbocchi occupazionali, soprattutto per i nostri giovani, molto ma molto ridotti, molto limitati. Ai signori colleghi della minoranza noi rivolgiamo un caloroso applauso. A loro chiediamo un confronto franco, sereno, collaborativo sulle cose. Poi ci sta tutto, ci sta anche la polemica politica, anche se nella nostra amministrazione certe volte lascia tempo. Come ha già anticipato il sindaco, la nostra proposta è quella di togliere la poltrona di presidente del consiglio al sindaco e noi proponiamo di poter avere un presidente del consiglio, una volta a un consigliere della maggioranza e una volta a turno un consigliere della minoranza. Questo dovrà essere nominato nella conferenza dei capigruppo, quindi anticipato nella conferenza dei capigruppo pre-consigliare, se voi siete d'accordo. Mi pare che sia un'apertura, una collaborazione tra tutte le forze politiche presenti in consiglio. Naturalmente vorrei ringraziare tutti e 16 i nostri candidati, perché grazie a tutti e 16 che progetto Sanduri ha avuto quel consenso. Senza la partecipazione anche di chi purtroppo non è stato eletto, questo risultato quasi sicuramente non ci sarebbe stato. Quindi rivolgo un applauso. Come avete sentito, forse per la prima volta, io almeno sono stato assente dagli scanni del Consiglio Comunale dal 90, ma non avevo sentito che ci fossero degli incarichi a tutti i consiglieri di maggioranza. Questo è dovuto, come ha detto il sindaco, non solo ai quattro assessori, passati da 6 a 4, una cittadina come Sanluri, 9.000 abitanti, con tante responsabilità, una cittadina che è al centro del medio campidano, anche perché Villacidro e Guzmini sono spostate, anche se sono vicine, ma sono spostate. Noi abbiamo un ruolo fondamentale. Questo punto di vista. Quattro assessori forse sono pochi, se gli diamo una mano tutti e 11 forse anche loro riescono a lavorare meglio, ma a lavorare meglio per loro, ma soprattutto per la cittadinanza, perché il problema principale è quello, cioè noi non dobbiamo lavorare per noi, dobbiamo lavorare per la cittadinanza, ma non solo noi, anche i signori che sono seduti di fronte a noi, tutti e 16 consiglieri comunali più il sindaco più tutti gli attori che non sono secondari ma sono principali, i signori che lavorano nel nostro comune, a cui va il nostro ringraziamento e il nostro applauso. Sul tempo che è trascorso per la presentazione della giunta. Io ho detto con qualcuno con cui ho avuto modo di parlare che il problema
di aver allungato un pochettino i tempi era dovuto solamente alla presenza o alla non presenza di tutti i consiglieri di maggioranza qui a San Luri. Quindi era corretto aspettare che tutti fossero presenti. Volevo fare un appunto, ma lo farò un'altra volta. Volevo ricordare a qualcuno, a Giuseppe, al signor Tardi, che il dirigente scolastico non sposta le manifestazioni della scuola. Non solo, ma tenga presente di una cosa, che il giorno della manifestazione, semmai abbiamo tolto, noi scuola, abbiamo tolto gli spettatori al progetto per saluti, che erano lì al parco. E ancora, quando mi hanno chiamato all'inizio per aprire la manifestazione dei nostri ragazzi, ho detto tre parole, quattro, ho detto buonasera a tutti, lascio che a parlare siano i nostri ragazzi con il loro strumento, punto. Mi sono seduto per 2 ore e un quarto ad ascoltare i nostri ragazzi, i nostri figli, punto. Non solo, dirò di più, c'era un altro candidato, la professoressa che ha sempre presentato tutte le manifestazioni dei nostri ragazzi del musicale, in quell'occasione ha lasciato il microfono a un altro docente. Se questa non è correttezza, mi prego. Ringrazio ancora una volta tutti i cittadini che ci hanno sostenuto. Lascio la parola agli altri. Grazie, buon lavoro, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sindaco del gruppo Insieme per San Luri, non posso far altro che ringraziare quelle quasi 2000 persone che ci hanno votato. Ringrazio tutti i miei colleghi di viaggio che hanno percorso questa avventura insieme a me, quelli eletti e soprattutto quelli non eletti che hanno fatto un lavoro enorme per arrivare al risultato che cui siamo arrivati. Per noi è una grande responsabilità e non ci tireremo sicuramente indietro, una cosa importante. L'abbiamo manifestato anche durante la campagna elettorale, una campagna elettorale corretta, io ci tengo a dire quello, non per fare accuse, perché oggi non è il giorno di accusare, ma sicuramente dovrò rispondere a Sandro Lai che anche comunque scherzoso ha fatto un accenno anche in senso bonario, e mi sta bene questo. Il discorso che ha fatto il nostro sindaco iniziale mi è piaciuto, devo dire la verità, un discorso che io non ho sentito 5 anni fa, è un discorso di collaborazione. Oggi un'amministrazione deve collaborare, tutti devono collaborare, perché stiamo parlando della cosa pubblica. Forse qualcuno, io non dico San Luri, parlo in generale senza fare accuse, pensa che se un ruolo sia il ruolo, come dire, tagliato per il suo vestito, sembra che sia in casa sua e decide quello che fa. Ricordiamoci sempre che chi ha un titolo pubblico deve lavorare per la gente e non far vedere che ha un potere, perché è diverso il potere è usato per la gente. Allora io potrei dire molte cose, non voglio fare le polemiche perché oggi è una giornata che comunque sia di festa ed è giusto così. Noi, se veniamo chiamati, saremo sicuramente pronti a collaborare, però non cadiamo nel bel discorso oggi e poi l'indomani, come è già capitato. Io sono uno di quelli che il bilancio di previsione non l'ha mai
votato, forse l'anno scorso mi sono astenuto giusto per dare un segnale. Perché non l'ho mai votato? Perché arrivava un bilancio di previsione bello che confezionato con un bel fiocchetto, e ho sempre manifestato il dissenso, perché se tu vuoi la mia collaborazione non puoi pretendere che io ti voti un bilancio se almeno una nostra idea non viene messa dentro quel bilancio. E lì mi è piaciuto il sindaco delle parole giusta sulla collaborazione. Quindi noi saremo molto felici di collaborare, faremo un'opposizione giusta, corretta e vigilata, perché è anche giusto far notare se un amministratore sbaglia. Siamo amministratori anche noi, però voi siete quelli che conducete la partita. Quindi a quel punto non bisogna essere troppo, come dire, presuntuosi da questo punto di vista. Io infatti auguro in queste linee programmatiche che ha detto il sindaco, l'asilo nido e la scuola materna. Io come i miei colleghi, ma penso tutti, siamo contenti che finalmente possa aprire l'asilo, perché se dobbiamo aprire un discorso, dovevo aprire già tempo fa, ma lo chiudo, come il polo culturale. Il polo culturale, se dobbiamo collaborare sul polo, anche sul polo culturale, io oggi leggo una lettera dove la banda musicale viene spodestata da una stanza che gli è stata data in fretta e furia solo per l'interesse generale, ma io mi domando qual è l'interesse generale. Cosa significa questa parola? Se tutto è un interesse generale o no? Una banda che ha 300 anni. Certo che io non voglio essere, come dire, fare il cattivo e dire ma sarà perché forse si è candidato con noi, ma non lo vorrei mai neanche pensare a una cosa del genere. Quindi, però dico, incominciamo a non fare, a non prendere decisioni solo perché le prendono responsabili del servizio. Comunque, detto questo, quindi invito l'amministrazione a verificare questa cosa e a porre rimedio, perché la ludoteca è da anni che non ho un locale, quindi voglio dire, ci possiamo pensare anche prima e cercare di porre rimedio. Però se questo si risolve, tanto di cappello. Chiedo al sindaco una cosa importante, l'abbiamo chiesta 5 anni fa c'erano delle problematiche. Lo statuto comunale lo prevede l'articolo 15, comma 6, una stanza per i consiglieri, perché noi proprio il rapporto al sindaco che lo verbale, quando io ero amministratore con la giunta Mancoso, gli concedemmo questa stanza nel 2001. Quindi anche lì non c'è più la provincia, gli spazi sono liberi, quindi una stanzetta anche dove noi possiamo ritrovarci e fare anche qualche riunione non sarebbe male. Questo è sempre lo spirito di collaborazione. Poi dico che certo che noi abbiamo la responsabilità, non dobbiamo dimenticarci che paese, la maggioranza del paese, quello che ci ricordiamo, ha votato da questa parte, quindi questo è anche giusto sapere, perché questa è la democrazia. Noi abbiamo una maggioranza, però e poi la democrazia dice che le leggi sono così, e accettiamo anche questa, perché oggi va accettato anche questa. Ringrazio un vostro componente, di cui non faccio nomi, perché la domenica delle elezioni mi ha fatto gli auguri, mi hanno detto che abbiamo fatto una campagna elettorale corretta, lui sa chi è, tanto per non andare a fare il nome, e mi ha fatto questi ringraziamenti. Io mi ha fatto veramente piacere, lo ringrazio. Per quanto riguarda la replica a Sandro Lai, allora, Sandro non me ne voglia, ma in una campagna elettorale, quando io ho avuto mie figlie che hanno preso l'indirizzo musicale, tutti e due alle scuole medie, quindi quando si fa, io parlo da profano, quando si fa solitamente a metà anno, a metà giugno, ovvero circa la fine dell'anno scolastico, questa presentazione musicale dei ragazzi di fine anno, e poi tu, come dire, in una competizione elettorale dove ci può anche stare un po' tutto, però abbi pazienza, un po', come dire, un po' di rammarico, uno lo può anche provare, senza voler accusare sempre nessuno, perché fare il proprio giorno e anche a maggio, a fine maggio, questa cosa dà anche da pensare. Poi se non lo dice il dirigente o no, voglio dire, io non è che vado a scandagliare, io parlo della scuola e lì mi addentro, però naturalmente non sono esperto, io parlo sempre di professionalità e capacità, io so quanto valgo sul mio settore e non mi addentro mai sul settore degli altri, perché non sono per niente presuntuoso in quel senso. Comunque io chiudo così, facendo gli auguri a tutta la squadra, nostra compresa, speriamo di collaborare, speriamo di andare avanti, speriamo di fare qualcosa per il nostro paese, perché ne ha bisogno. Tutto lì, grazie a tutti.
un augurio sincero ad Alberto, senza se, senza ma, come ti ho scritto il 1 giugno, perché dopo 10 anni un augurio sincero deve essere senza ma. L'esperienza, la continuità di cui tu hai parlato sicuramente non ti dà sicuramente tempo per riflettere, bisogna mettere subito a lavorare. Perché nonostante la continuità ci sono tante cose che non vanno bene, troppe cose che non vanno bene. E il segnale è arrivato anche dalle urne, circa 800 elettori in meno rispetto a 5 anni fa, quindi una partecipazione popolare che va a picco, perché questa è la verità, una sacrosanta verità, 800 persone sono tantissime, nonostante il grande lavoro, il grande impegno di questi 5 anni. Le opere pubbliche che vanno comunque molto a rilento, stiamo riproponendo di nuovo Fontana Nova, stiamo ancora combattendo con l'asilo nido, la scuola materna, il polo culturale, la casa degli anziani, il museo del pane che è chiuso, la wifi che va e che viene. E poi, per non parlare delle opere realizzate, di Orsini, Piazza Castello, Contenziosi, l'extra statale 131, che, diciamocelo chiaramente, tu lo sai, io non giro intorno, è un qualcosa che va sicuramente rivisto, perché così come è stato fatto, sinceramente, lascia molto, molto, molto a desiderare. Detto questo, collaborazione, partecipazione, bisognerebbe istituire, e lo chiedo con gran forza, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto Comunale, almeno 2 commissioni, perché la partecipazione alla volemmo se bene, sì, partecipiamo, dai, venite, andiamo, non funziona. Un comune che si rispetta ha le commissioni consigliari, non è possibile farne a meno. Se vogliamo davvero coinvolgere i componenti, soprattutto la minoranza, almeno una commissione bilancio. È una commissione che noi stavamo pensando, cultura, istruzione, scuola, magari anche in sostituzione eventualmente delle consulte, vanno comunque messe in piedi, perché non è più possibile che un comune grande come San Luri non abbia comunque una partecipazione diretta da parte dei consigli di minoranza. È ora anche di finirla con arrivare ai consigli comunali con le delibere infiocchettate, dove la maggioranza solleva la mano, la minoranza che lì pesta i pugni ogni volta è un no, un no, un no. Detto questo, le richieste importanti quali sono? Prima di tutto, provvedere, visto che c'è stata una forte polemica anche con Sandro, provvedere finalmente a trovare un sistema di registrazione dei consigli comunali. Non è più possibile ritrovarsi verbali di consigli comunali dove ci sono 3 righe, 3 quando sono 3, molte volte sono 1,5 o 2. Non è più possibile. Quindi attiviamoci per trovare un sistema di registrazione dei consigli comunali e finalmente vedere dei verbali del consiglio comunale, grazie di Dio. Non ho sentito parlare di consulta giovanile, ma i giovani dove sono? Li vogliamo coinvolgere oppure li lasciamo ancora ai margini? Li vogliamo far crescere? Li vogliamo far partecipare all'attività politica del nostro paese? Oppure rimangono ancora, diciamo, così? Come? Sì, ma una consulta giovanile, la carta studenti l'avete già messa in piedi anni fa e ancora non funziona, un sistema di che ancora non si è capito bene che cos'è. Sandro, gli assessori non sono pochi, gli assessori basta e avanza, sono 4. Alberto, tra l'altro, ha avuto anche l'ultima idea di coinvolgere tutti gli altri consiglieri. Sono 4. Quando la legge regionale del 2012 ha stabilito che devono essere 4, il motivo c'è stato. È stato perché 6 erano sicuramente troppi. Troppi. Sulla continuità voglio dire 2 cose. Non può esserci più continuità con un sistema di tassazione di imposte così elevato. Lì bisogna sicuramente intervenire. Bisogna cercare soluzioni per abbassare le aliquote. La gente non ce la fa più. È inutile che stiamo qui a girarci intorno.
dobbiamo sicuramente trovare soluzioni, differenziazioni sulle aliquote in base all'attività, in base all'utilizzo degli immobili, perché non è possibile che chi produce lavoro venga tassato come chi affitta un locale. Non è possibile. Le aliquote IMU e TASI devono essere differenziate e devono sicuramente diminuire per chi quegli spazi li utilizza per produrre lavoro, per dare posti di lavoro. L'ultima richiesta che faccio è sicuramente quella, lì concordo con Sandro, di riaffidare al Consiglio Comunale un ruolo che deve essere comunque principale, senza, diciamo, le delibere, come dicevo prima, confezionate, e che passino però sicuramente da almeno due commissioni. Grazie. Anche io ruberò proprio un minuto. Accolgo sicuramente molto volentieri la voglia di collaborazione che sta emergendo dalla minoranza, anche se poi ovviamente interventi che sono iniziati con collaboriamo, vogliamoci bene, coinvolgendoci, poi alla fine hanno puntualizzato giustamente alcuni punti di cui probabilmente nel proseguo dell'attività consigliare si discuterà. Io sinceramente, scusatemi, però vorrei un attimino riportare il binario di questo consiglio a quello che sostanzialmente oggi dovrebbe essere, cioè un consiglio di insegnamento, un consiglio un po' di festa, dove noi ci presentiamo ai cittadini dopo le elezioni. Sarò noioso, ma anch'io mi sento comunque di ringraziare diverse persone, sostanzialmente quelle che comunque ci hanno sostenuto innanzitutto, ma quelle che hanno fatto parte della nostra squadra, perché è stato ribadito più volte, noi siamo una squadra, siamo partiti con una squadra che vedeva 16 persone, oggi ne vede 11 qui sedute nei banchi del Consiglio, ma di questa squadra facciamo parte anche tantissime altre persone che ci hanno sostenuto, ci hanno coadiuvato e ci hanno aiutato in tutta quella che è l'attività della campagna elettorale. Quindi permettetemi, io innanzitutto voglio fare il mio ringraziamento ai 5 consiglieri che non hanno oggi la fortuna di stare qui, perché magari con loro l'urna è stata un attimino nemica. Quindi faccio un ringraziamento a Donatella, Valentina, Moni, Attore e Carlo, che sono stati in campagna. Il secondo ringraziamento lo faccio, come dicevo, a tutti quelli che ci hanno sostenuto, perché veramente l'attività che deve essere posta in essere nel corso della campagna elettorale è un'attività elefantiaca, gigantesca, riferimenti, appuntamenti, eccetera. Quindi io ringrazio Chico, ringrazio Gigi, ringrazio Sandro, ringrazio Fabrizio, ringrazio Giampaolo, e scusatemi quelli che mi sto in questo frangente dimenticando, ma sono stati veramente vicino a noi e veramente ci hanno dato una grandissima mano. Quindi ancora loro per il ringraziamento. Chiudo, perché ovviamente non voglio annoiare nessuno, e ripeto, accolgo con grande auspicio la volontà di collaborazione da parte della minoranza, però vorrei fare due velocissimi appunti, non è una critica, ma un appunto. Giuseppe diceva sostanzialmente che il Consiglio Comunale, ogni volta che è stato approvato un bilancio, è arrivato un bilancio poi confezionato, e lui come dovere personale ha sentito di non doverlo approvare o sentito di dover sostenere, perché sostanzialmente non veniva coinvolto nell'attività di formazione del bilancio. Vorrei però ricordare che il bilancio, come deve fare il Consiglio, resta depositato in comune, tutti possono proporre degli emendamenti, delle proposte che vengono accolte, e così si forma il bilancio. Il bilancio arriva una volta che sono accolte anche le proposte di tutti. Ogni volta che le abbiamo fatte, non le avete mai provate? Sono state fatte. Ma io c'è una pelle che ha mandato la comunicazione. Un altro appunto, ma sempre nello spirito collaborativo. Sandro Lai, il nostro capogruppo, ha fatto una proposta, che è una proposta che abbiamo discusso in maggioranza. Nella precedente legislatura c'era una figura che era quella del Presidente del Consiglio, io ho avuto l'onore di ricoprire quella carica, che fungeva da moderatore che convocava il Consiglio Comunale, stabiliva insieme ai capigruppo l'ordine del giorno e moderava gli incontri qui in Consiglio Comunale. È logico, noi abbiamo fatto un semplice ragionamento, che non troviamo giusto forse che a moderare un consiglio comunale ci sia chi come sindaco magari deve intervenire, deve dire qualcosa, quindi in qualche modo in quel frangente può non essere super parte. Quindi stiamo
proponendo questo, e questa mi pare sia una massima apertura, cioè una grande apertura che noi facciamo. Ci stiamo dicendo, ogni consiglio comunale stabiliamo nella conferenza che abbiamo un moderatore, una volta noi, una volta lui, una volta voi, e quel moderatore sarà quello che coordinerà le sedute del consiglio comunale, ripeto, nell'ampia collaborazione e nell'ampio apporto di tutti. Quindi ringrazio ancora. Grazie. Prego Luigi. Allora, buonasera intanto al signor Sindaco, alle signore consigliere e ai consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza. Buonasera anche a tutto il pubblico che è presente stasera e spero veramente che siate tanti anche in futuro. Allora, intanto voglio dire che per me è una grande onore rappresentare il Movimento 5 Stelle nel nostro Consiglio Comunale e di essere il portavoce di tutti gli elettori 5 Stelle che hanno dato con la loro fiducia al nostro movimento, barrando il simbolo proprio ci hanno dato l'opportunità di essere presenti in questo Consiglio Comunale. Un grande grazie lo devo fare a tutti i miei amici attivisti di San Lurio che insieme a me hanno condiviso questa tornata elettorale. Grazie veramente di cuore, perché vi dico soltanto che siamo all'inizio. Questo che abbiamo fatto fino adesso è il primo passo per impegni che ci vedranno sicuramente tutti quanti insieme. Non faccio i nomi, li metto veramente tutti. Fa parte di questo nostro successo. Il contesto regionale che vede il Movimento 5 Stelle consolidare la sua presenza nelle istituzioni, oggi siamo presenti in 6 comuni in cui prima non volevamo per niente, e sono i 3 comuni più grandi della Sardegna. Ma il fattore più eclatante che qualcuno ha già messo in evidenza è proprio il fatto del forte astensionismo. A San Lurio praticamente quasi 3.000 persone non sono andate a votare. Ci sarà un motivo. Io posso interpretare, ma tutti quanti noi del movimento interpretiamo questo come una drammatica realtà e anche un segnale clamoroso dell'insofferenza verso la politica in generale. È una frattura dolorosa proprio tra gli elettori e l'istituzione comunale, che va colmata riportando i cittadini a esercitare nuovamente una forma di democrazia partecipata. Noi ne abbiamo parlato molto in campagna elettorale, di democrazia partecipata. Per questo proponiamo a tutto il Consiglio, maggioranza o minoranza, di dare una svolta alle abitudini che avete sempre avuto. Ho avuto un'interlocuzione col Sindaco per quanto riguarda, per esempio, i consigli comunali online. Mi è stato detto che sarà attivato questo servizio e davvero ci conto. Così come credo che nessuno abbia niente da dire per quanto riguarda l'istituzione dell'URP, visto che nei nostri programmi, per certi versi quasi simili, l'URP era contemplato da tutti e 3 i programmi. Parliamo di URP, cioè Ufficio di Relazioni col Pubblico. Praticamente è un ufficio preposto a facilitare tutto quello che può essere l'iter burocratico, diciamo il front office del comune per rispetto ai cittadini. Crediamo però che ci siano almeno altri 2 punti importanti, dove crediamo anche che sia possibile, e per quanto riguarda proprio l'impegno che ho sentito anche prima,
prendere e far convergere quelli che sono i nostri intenti. Alberto ha parlato di accogliere le proposte per collaborare, per fare bene per il comune di San Lurio, parole che io naturalmente condivido in pieno, ma anche Alessandro Lani ha parlato di confronto sereno e collaborazione di idee. Come si fa a non essere d'accordo con questi presupposti? È assolutamente doveroso. Bene, abbiamo parlato, ho già sentito, del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Allora, il Consiglio Comunale dei Ragazzi non è una cosa che ci inventiamo oggi, è presente nel nostro statuto comunale con una piccola parola. C'è scritto può. Il Consiglio Comunale può istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Io spero veramente che questo si attivi proprio in nome della democrazia partecipata che dicevamo prima. Ma non è l'unica cosa. Noi chiediamo, e ve lo proporremo probabilmente, speriamo di essere accolti in questo, che la democrazia partecipata si possa esprimere anche attraverso un miglioramento di quello che possono essere le forme di partecipazione popolare. Ne abbiamo parlato in campagna elettorale, ne parlo anche qui. Noi avremo piacere di modificare l'articolo 35 per quanto riguarda la indizione dei referendum consultivi o abrogativi, che vorremmo fossero senza quorum, ovvero che chi va a votare decide, chi non va a votare evidentemente non può condizionare chi invece il voto può portare avanti. Naturalmente proponiamo anche di estendere questo, questa istituzione e la possibilità del voto anche ai ragazzi di 16 anni. Ecco perché vogliamo veramente portare avanti un discorso di apertura non soltanto tra di noi ma anche verso i cittadini. Anzi, anche questo l'ho sempre detto in campagna elettorale, voi cittadini dovete venire con noi in comune e vedrete che attiveremo tutta una serie di azioni che vi daranno questa possibilità. Allora, sul fatto che stiamo in un momento difficile per quanto riguarda il comune di San Lurio, ma in generale quello che sta capitando a livello nazionale e internazionale, non ci piove. Non stiamo attraversando un momento assolutamente, facile. Bene, proprio per entrare nel merito delle cose, anche noi della minoranza, non faccio altro che ribadire, ma per quello che mi è già passato tra le mani, io non faccio una richiesta di due commissioni permanenti, io faccio una richiesta di tre commissioni permanenti. C'è un motivo, perché di tutte le cose che ci si deve occupare, francamente, forse due non ce la fanno, ma tre sì, possono lavorare molto bene. Allora, probabilmente dovremo spiegare perché le commissioni permanenti, perché le commissioni permanenti hanno una funzione precisa, che è quella di essere, di supporto, naturalmente composta secondo certi criteri, ma di supporto, ma anche di controllo e di vigilanza di quelli che possono essere gli obiettivi comunali, che sono obiettivi di tutti, non sono della maggioranza o della minoranza, sono obiettivi di tutti voi, di tutte le persone che comunque ci hanno dato il loro consenso. Voglio andare veloce perché sennò magari mi intrattengo troppo. Allora, per quanto riguarda poi il discorso, quindi collaborazione, lo chiudiamo così. Serrata reciproca sulle cose che vogliamo portare avanti tutti insieme. Allora, un altro punto vorrei portare avanti che davvero salta agli occhi di tutti quanti, e mi riferisco per esempio a quello che ha denunciato una nostra parlamentare europea, parlo di Giulia Moi, che ha fatto un esposto alla magistratura. E questo esposto alla magistratura ha portato il giudice ad aprire un'indagine verso 14 persone.
ma non per niente, perché sono indagate per corruzione, per truffa aggravata, per abuso d'ufficio e per malversazione. Allora, non stiamo parlando di una cosa da poco, stiamo parlando di 14 persone che, tra virgolette, hanno fatto la cresta su 1 milione di euro. Luigi, stiamo sul tema, sul pezzo del Consiglio Comunale, però se andiamo a parlare di... Stiamo sul pezzo, una cosa veloce. E questo vuole arrivare a un obiettivo, però. L'obiettivo è questo, ve lo salto tutti quelli che possono essere le considerazioni e vado dunque. Alberto, noi qui siamo dei consiglieri di minoranza, abbiamo un regolamento che in base all'articolo 8 ci permette di fare delle raccomandazioni. Le raccomandazioni sono: stiamo attenti, per esempio, all'operato delle nostre partecipate comunali. Lo scandalo che dicevo prima, tanto per intenderci, si riferisce a Sagorone a Rubbia. Lo so, scusami. Allora, naturalmente poi ribadisco anche un'altra cosa, mi associo a quello che può essere la richiesta che ha fatto adesso Giuseppe per quanto riguarda l'articolo 15,6 dello Statuto Comunale, che ci dà il diritto come gruppi consigliari di riunirci in un locale messo a disposizione del comune per lo scopo. Quindi spero davvero che questo possa essere attivato immediatamente. Grazie e buon lavoro. Buonasera a tutti, io cerco di essere molto pragmatico e vorrei anche almeno drammatizzare. Intanto le commissioni, gratuitamente mi auguro. Ah, ecco, perché io ho già rinunciato. Bene, io rinuncio al mio gettone di presenza come l'ho fatto il primo giorno 5 anni fa, non li fallisco oggi davanti ai cittadini che ci hanno votato. Quindi le commissioni devono essere gratis. Precisatelo. Siamo noi che abbiamo dato l'esempio. Sì, però è giusto precisarlo, perché sai, commissioni, oi, benissimo. E seconda cosa, giusto per drammatizzare, adesso è, visto che giustamente Giuseppe ha detto che la maggioranza del comune lì, perché la somma delle due liste fa la maggioranza, la gente ha finito in voi, Allora, buonasera a tutti. Chiaramente aspetta anche a me, insomma, qualche saluto, un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno dato fiducia. E niente, io volevo dire solo una cosa, a parte noi ci siamo attivati subito, quindi non è che abbiamo bisogno di che ci dicano andate subito a lavorare, abbiamo lavorato fin da subito, questo lo sto dicendo, qualcuno che ha detto da adesso dobbiamo lavorare, no, in realtà abbiamo lavorato fin dal giorno dopo le elezioni. Non credo che nessuno di noi abbia voglia di sonnecchiare, però vorrei dire una cosa. Io per esempio qui vedo tante persone, da una parte siamo noi gruppo di cosiddetto di maggioranza, da una parte abbiamo il cosiddetto gruppo di minoranza. Ma io forse sono un politico anormale, perché io vedo persone, io li conosco, cioè ci conosciamo tutti, e quindi voglio dire, al di là di maggioranza o minoranza, che io sono d'accordissimo alla collaborazione con tutti, però già oggi, che è un giorno di festa, ho notato una certa ostilità da parte di questi conoscenti che amici, ci conosciamo da tanti anni, che in questa sede si chiamano minoranza, ok? Per me non è un termine anche improprio, sono persone che se realmente vogliono collaborare con noi, io le invito pubblicamente a cambiare atteggiamento. Perché questo atteggiamento, io definisco
conosce sa che sono molto aperto. A me non mi interessa maggioranza o minoranza, per me, ripeto e ribadisco, persone rispettabili, apertissimo alla collaborazione. Con questo atteggiamento io non riesco a collaborare con nessuno. Quindi, se si vuole realmente trovare un modo di lavorare insieme, ribadisco, cambiamo atteggiamento. Solo così io riesco a lavorare insieme. Se no, voglio dire, continuiamo come abbiamo fatto per gli anni precedenti. Si urla, si strilla, ci si dice le peggiori cose, però non chiedete collaborazione. E qui chiudo. Sì, un secondo risposta. Va benissimo, grazie. Io faccio un saluto e un grazie particolare a tutti i concittadini che sono qui presenti, che con il loro voto ci hanno dato fiducia. La nostra risposta sarà il nostro impegno ad amministrare il Paese con onestà. Abbiamo grande responsabilità, riuscire a trasmettere il valore della passione e della generosità nelle cose che facciamo. È importante partecipare ad innalzare la qualità generale della vita. Per quanto mi riguarda la politica culturale, io ci tengo molto a dirlo, bisogna investire molto sui giovani. Un paese che non investe sui giovani non ha futuro. Progettare il nostro futuro partendo dall'ascolto e dall'analisi del territorio. Valorizzare e incanalare le energie creative presenti. Il dialogo sarà il nostro investimento culturale. Promozione di nuove iniziative e salvaguardia di beni culturali. Un saluto a tutti. E ovviamente ringraziamo per l'ennesima volta che ci sto fare in questa sede, visto che è il primo incontro di insediamento, a tutte le persone che hanno contribuito al nostro successo elettorale come gruppo, ovviamente un benvenuti a tutti quanti, un bocca al lupo per questa nuova avventura. Per me è la prima volta, sapete bene che ovviamente per chi entra anche provenendo da una dimensione che è quella di tecnico operativa, prettamente operativa nel contesto dei comuni di San Giulio, che ha una visione, se non altro nell'ambito del settore socioculturale più generale della comunità, sicuramente da parte mia, così come dei colleghi, ci sarà piena partecipazione e piena collaborazione. Dire che ci sono, come dire, delle problematiche rispetto a come stava procedendo la discussione, che da parte nostra c'è un senso di opposizione ferrea e di posizione anche fredda o distaccata, di attacco nei vostri confronti, è poco fine e poco delicato, perché ad aprire questa tipologia di approccio è stato il dottor Lai, dicendo inizialmente rinvio, non la dica adesso, invece l'ha lanciata. E siccome quella tipologia di dinamica come quella che ha precisato il dottor Lai ce ne sono state da entrambe le parti, e lo dico l'osservatore esterno nel senso che per motivi vari ho partecipato poco alla dimensione della campagna elettorale, ho fatto molto osservatore in questa posizione dell'osservatore, ho dovuto anche valutare, vedere per la prima volta, essendo, come dire, nuovo della questione, anche una serie di dinamiche che curiose e particolari. Perciò, siccome sono state rilevate e sono rilevate da entrambe le posizioni in campo, da tutte e tre, nessuna esclusa, sui social, su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, non vedo perché sottolineare questo approccio di negatività da parte nostra, che non c'è assolutamente, anzi, ci vogliono collaborare, lo ribadiamo, lo sottolineiamo in tutti i fronti. Fermo restando che un'opposizione fa anche vigilanza, sorveglianza, ovvia opportunità, perché è la maggioranza ministra, ma infatti siamo ben consapevoli di questa posizione, assolutamente. Grazie, buonasera. Grazie.
finanziamenti come tutti gli altri, anche sul sindaco, ringrazio il consigliere presente, il segretario e i cittadini qui. Vorrei dire una cosa, io come Franco, per me è la prima esperienza e mi sento onorato di sedere in questi banchi. Sappiate sin dall'inizio che non voglio entrare in nessun tema polemico, cercherò di amministrare con lealtà, con onestà e con trasparenza. Se dovessi venire meno a queste tre cose, fatemelo notare subito, perché rassegnerò immediatamente le mie dimissioni, perché evidentemente non potrò sedere più tra questi banchi. A tutti quanti, ma soprattutto agli amici, scusatemi se non chiamo dottore o professore eccetera eccetera, io ho poi tutti i titoli, qui siamo tutti consiglieri comunali. Chiamiamoci come ci conosciamo nella vita di tutti i giorni. E a voi chiedo solo una cosa. Io sono stato chiamato ad occuparmi di sport e pubblica istruzione. Mi occupo anche di pubblica istruzione, non per questo Sandro Lai, che è dirigente scolastico, è stato tagliato fuori dal nostro ruolo. No, semplicemente è il capogruppo e il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Luri. Sembrava anche inopportuno che Sandro Lai, essendo il dirigente, si dovesse occupare formalmente di queste cose. Vogliamo lealtà, trasparenza, ci chiamate per questo e questo noi cerchiamo di fare. Io insegno, va bene, oltre che occuparmi di sport da più di 30 anni, ma insegno fuori da San Luri, per cui cercherò di vedere le cose con un'ottica un attimino più oggettiva. Questo non significa che la mia collaborazione con Sandro principalmente, ma con tutti i consiglieri, non debba esserci. Vi chiedo di valutarci sul merito delle cose, in modo tale che si possa condividere un percorso, consci di un fatto, che lo sport e la scuola non ha colori politici, interessa a tutti, non ha differenze di censo, non dobbiamo soffermarci su niente. Per cui sappiate già da adesso che molte delle vostre proposte sono le nostre proposte. Io mi sono letto questi programmi relativamente a sport, pubblica istruzione eccetera eccetera, assolutamente, aiutateci in questo, perché il concorso delle idee deve produrre poi un'unica cosa, quello di cercare di incrementare il benessere dei cittadini di San Luri, va bene, dare a tutti l'opportunità di poter frequentare le palestre, le attività sportive, la scuola, cercare di combattere la dispersione scolastica che in Sardegna è una piaga che ci sta ammazzando. Con questo auguro a tutti quanti buon lavoro e sappiate che io sono aperto a qualsiasi tipo di idea, a qualsiasi tipo di chiarimento, sempre e comunque. Grazie. Grazie a tutti per gli interventi, chiudiamo il punto con le linee programmatiche. Ma ho dimenticato una cosa sostanziale, lo dico anche senza microfono, ma cioè, sappiate che gli incarichi che noi stiamo ricevendo in qualità di consiglieri delegati, va bene, sono a titolo gratuito, non percepiamo nessun tipo di compenso e non abbiamo nessuna intenzione di percepire nessun tipo di compenso, per cui sgombriamo. Dico, per cui sgombriamo il campo da qualsiasi tipo di dilazione col fatto che possano girare dei quadrini. Anzi, dirò di più, la proposta nostra è quella che per ogni tipo di attività che noi organizziamo ci sia una rendicontazione pubblica di quello che facciamo. Cioè venitecela a chiedere e noi saremo sempre disponibili a mettere a disposizione di tutta la cittadinanza quello che noi facciamo, fonti alla base. Grazie. So che dopo tutti gli interventi sicuramente non c'è molta voglia di ascoltare, ossia paura che gli interventi siano molto lunghi. Non sarà lungo il mio intervento. Prendo la parola semplicemente per dire un grazie di cuore a tutte le persone che mi stanno vicino, a tutte le persone che mi hanno sostenuto,
apprezzato e che con molto affetto hanno permesso che io ci sedessi in questo Consiglio Comunale. Grazie. Chiudiamo il punto sulle linee programmatiche, voglio ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, voglio anche esprimere felicità per aver ricevuto gli auguri da parte di Giuseppe Tatti, che non mi aspettavo dopo diverse uscite pubbliche da questo punto di vista, e invece da volte dalle altre che avevo annunciato che non volevo rifare, ma poi recuperare come consiglio, ecco, lo prendo come qualcosa di assolutamente positivo. Non è questa la sede, direi, infatti, che non è stato tanto parlato di attività, come dire, amministrativa, perché, come diceva Paolo Usai, già ci siamo messi a lavorare da subito come giunta comunale. Io stesso ho detto che presentavo oggi la giunta, ma in realtà l'abbiamo nominata già da una settimana. Stai tranquillo che sulla banda non è assolutamente una questione che tu hai citato dal punto di vista elettorale. Noi siamo lontanissimi da questi punti cose, mi stupisce anche che qualcuno l'abbia avuto a pensare, e che avranno il locale a loro dedicato, di livello, che, insomma, il locale che si mettono, non si può controllare. Quindi, ripeto, non è il giorno in cui dobbiamo parlare, ma mi sembrava doverosa una risposta. Chiudo questo punto dicendo che l'apertura è stata quella sulla collaborazione. Possiamo toccare con mano con la questione del moderatore. È una questione che spetta al sindaco moderare ogni assemblea, gestire l'ordine del giorno o meno. Già il fatto che possiamo invece condividere il 50%, una volta sarà dalla maggioranza, perché siamo più consiglieri, una volta dalla minoranza, penso che sia una grande apertura. Vi ho sentito dire più di una volta, noi collaboreremo, però siamo vigili. Anch'io mi sono dimenticato di ribadire, noi collaboreremo, ma siamo noi che proponiamo i punti e noi che amministriamo, quindi collaboriamo con i ruoli, noi siamo assolutamente aperti, ma come voi ribadite il vostro ruolo, noi ribadiamo il nostro, nella maniera più assoluta. Io spero che sarà una legislatura serena, dove possiamo lavorare proponendo, controllando, eventualmente proponendo assieme, accogliendo le vostre iniziative, ma spero che altrettanto voi accogliete le nostre. Lo vedremo da subito nelle riunioni del Consiglio Comunale e nelle conferenze di Capigruppo. Quindi vi ringrazio davvero per tutti gli interventi, sono stati interessanti, e proseguirei col punto con l'ordine del giorno. Grazie. Dobbiamo nominare i componenti della Commissione Elettorale, secondo l'articolo 12 del DPR 2367. Sono il capogruppo della nostra lista. Quindi dobbiamo nominare tre rappresentanti in seno alla commissione elettorale e vanno votati con scrutinio segreto. Quindi chiamerei a fare come ascoltatori uno della maggioranza o della minoranza. Antonio Lapidoni per noi, dici voi chi può fare l'ascoltatore. Un attimo che prepariamo l'urna e poi andremo a leggere le persone che sono state designate. Thank you.
basta. Valeri. Casta Roberta. Casta. Paderi Massimiliano. Nurra. Franco Nurra. Franco Nurra. Paderi. Nurra. Roberta Casta. Casta. Paderi. Signor Franco Nurra. Massimiliano Paderi. Presento una lettera presso la commissione elettorale. Roberta Casta con 6 voti. Franco Nurra con 5 voti. E Massimiliano Paderi con 7 voti. Votiamo adesso la norma anche per i supplenti. Davide Contis. Contis. Ezzi. Ezzi Monica. Monica Ezzi. Monica Ezzi.
milioni. Signor Davide Cortis. Comunque c'era uno spirito, ora per la resa. Tu si è scritto signor. Monica Ezzi. Che signor? Ezzi Monica. Davide Cortis. Chiloni. Luigi Pignoni, tra cui c'è Paolo Pignoni. Luigi Pignoni non sarà. Pignoni Luigi. Davide Contis con 5 voti. Monica Enzi voti 6. E Luigi Pignoni voti 4. Passiamo all'altro punto dell'ordine del giorno, che è la designazione del rappresentante del Comune di San Luri presso l'Unione dei Comuni. La proposta dal capogruppo. Noi proponiamo che all'Unione dei Comuni rappresenti il Comune di San Luri il nostro sindaco. Quindi ci sembrava una cosa davvero di buon conto, proporre una prova sia per la scadenza della prima rata che per la scadenza per la richiesta delle agevolazioni. Quindi chiediamo di esprimerci su questo per prolungare un 2 mesi. Sulla proroga va bene, sulla proroga del pagamento, sull'ISEE assolutamente ci vuole più tempo, perché comunque in molti casi non elaborano il documento. E quindi io chiedo di posticipare almeno di 3 mesi. Non è possibile, anche perché andiamo incontro all'estate, e quindi non è possibile. Rischiamo davvero di tagliare fuori un sacco di persone. Assolutamente, ma poi ci sono le scadenze fiscali, in caso sono carichi di lavoro di istituzione. Sì, però deve presentare il modello ISEE, però. Il problema è la richiesta del modello ISEE agli uffici preposti.
No, è impossibile, anche perché l'elaborazione del modello di sé è molto più complessa rispetto a un anno fa, è molto più complessa, quindi non basta un mese assolutamente. Sì, l'ISEE attuale non è come gli anni scorsi, lo vediamo molto immediatamente. L'ISEE ha necessità, l'INPS lo era dopo una ventina di giorni, manda la prima risposta all'istanza e poi dopo lo rielabora e va confermato, e in alcuni casi col collegamento con la piattaforma dell'ufficio delle entrate ci sono delle incoerenze, quindi a quel punto salta e passa molto di 20 giorni, ci sono delle problematiche tecniche che al tempo non esistono. Vedi, questo è proprio l'esempio di come può avvenire una collaborazione in maniera concreta. Se la proposta fosse arrivata magari prima anche in maniera informale, avremmo potuto parlare con gli uffici, e così che si realizza una collaborazione. Parlare con gli uffici perché veramente si sono organizzati per tutti gli adempimenti. Io possiamo prenderci questo affidamento. Intanto tenete conto che comunque il problema del bonus è quello che poi può impattare anche nella seconda rata. Però giustamente si può richiedere solamente fino al 15 luglio. Io vi propongo di, con un affidamento proprio un patto, ora lasciamo il punto così com'è, l'ufficio che si è organizzato. Se vediamo che lo stanziamento che avevamo previsto, che era più o meno di 60.000 euro, come dire, ha ancora dei residui, ecco, e abbiamo settore che molta gente non ha fatto la domanda, lo possiamo venire qua a riaprire, ecco. Però proprio relativamente alla collaborazione sono proposte che prevedono anche un impatto organizzativo sugli uffici, quindi quando abbiamo queste idee magari ce le possiamo comunicare prima, ecco. Però se restiamo di questo affidamento ci possiamo rivedere e riaprire eventualmente le richieste del bonus. Ok, siamo d'accordo, lo mettiamo in votazione, questo è un patto tra noi. Chi è favorevole alla proroga di un mese per il bonus entrare, prima rata, forza la mano. La rete nominata esecutiva, anche questo punto è andato via bene all'unanimità. Allora io non posso che salutare tutti i cittadini, ringraziarvi per essere venuti davvero, vi invito a venire spesso in consiglio comunale, ringraziare tutti i partecipanti e i consiglieri. Grazie di cuore per questa giornata.